Ciao ragazzi, dopo che avete visto l'ultimo video del mio collega Paolo Florio, mi avete fatto tante domande in materia fiscale. Questa volta parleremo della cedolare secca. Se siete proprietari di un appartamento e avete deciso di affittarlo, questo video fa proprio al caso vostro, perché vi spiegherà come risparmiare sulle tasse. Ma prima di andare avanti, iscrivetevi a questo canale, fatelo subito, cliccate sul bottone rosso qui sotto, perché in questo modo resterete aggiornati su tutte le novità legali di cui parleremo nelle prossime puntate. Bene, ora è il momento di far entrare Paolo. Ciao Paolo. Ciao Angelo, grazie di avermi invitato di nuovo. Grazie a te. Ho visto che la tua prima puntata è stato un grosso successo, siamo stati inondati dalle richieste di consulenza. Quale di queste ti ha colpito di più? Ma ho visto che la gente particolarmente mi chiedeva di casa, abitazioni, affitto e quindi ho pensato di parlare della cedolare secca, che è un grosso vantaggio per risparmiare imposte. Effettivamente la cedolare secca è un argomento molto interessante, riguarda tutti i proprietari di casa. Bene, allora vi lascio Paolo e con me ci vediamo più tardi. Quando stipuli un contratto di affitto, devi pagare le tasse sui canoni di locazione che percepisci mensilmente. Ebbene, hai due scelte: o opti per la tassazione secondo lo scaglione IRPEF oppure per la cedolare secca. La cedolare secca non è come tutte le altre imposte, che è costituita da una percentuale e pertanto aumenta all'aumentare del reddito. Al contrario, è un'imposta fissa, quindi paghi lo stesso sia che hai un reddito alto che un reddito basso. Sia guadagni 1 milione di euro, sia se guadagni 10.000 euro, sostanzialmente paghi sempre la stessa percentuale, ed è per questo che si chiama imposta fissa o flat tax. L'aliquota è del 21%, che è nella generalità dei casi delle locazioni, salvo quando il canone è concordato, ovvero nei contratti con durata 3 più 2, dove scende al 10%. La cedolare secca sostituisce quindi la normale imposta chiamata IRPEF. Qual è il vantaggio? Scusa Paolo, se ho ben capito, con la cedolare secca noi andiamo ad avvantaggiare chi ha redditi più alti, perché in questo modo con l'IRPEF pagherebbe il proprio scaglione, quindi potrebbe pagare molto di più, invece con la cedolare secca è sicuro che pagherà sempre lo stesso importo, perché è un'imposta fissa, è corretto? Esatto, Angelo, è proprio così. E infatti chi ha redditi più alti avrà sicuramente un vantaggio a pagare la cedolare secca, perché il suo reddito non finirà e non si andrà a accumulare con gli altri redditi, e questo è proprio il vantaggio. Mentre chi ha redditi bassi non ha nessun vantaggio, perché con il suo reddito probabilmente pagherà meno imposte. Quindi ci guadagnano sia i locatori che i conduttori a questo punto. Sì, ma non solo i conduttori e i locatori, ci guadagna anche lo Stato, perché l'idea della cedolare secca è stata proprio quella di spingere la gente a dichiarare gli affitti, offrendo sostanzialmente anche a chi ha tanti immobili un canone molto competitivo, che è questo 21%. Quindi, se ho ben capito, ci guadagnano i locatori perché pagano meno tasse, i conduttori perché in questo modo ottengono dei prezzi più bassi, visto che il locatore ci guadagna di più, e ci guadagna anche lo Stato perché in questo modo emergono i contratti di affitto in nero. Sì, proprio così. E con l'ulteriore vantaggio che i contratti sono tutti quanti regolari, per cui se vuoi togliere un inquilino che non ti paga, non devi ricorrere a strade di contratti in nero e quant'altro, ma puoi andare davanti a un giudice e ottenere più facilmente uno sfratto. Affittare la casa con cedolare secca è possibile per tutti quanti gli immobili destinati ad uso abitativo e che sono stipulati tra persone fisiche. Quindi sono escluse le società e le persone fisiche se affittano in qualità di imprenditori o di professionisti del settore immobiliare. Ma può accadere che l'azienda è proprietaria di un immobile e ci si chiede: posso affittarlo anche se l'immobile è di un'azienda o di una società? Purtroppo no, ovvero fino al 2019 questo era possibile, nel senso che per alcune categorie di immobili anche le aziende potevano affittare con canone agevolato. Purtroppo però questa agevolazione è venuta a finire con il 2020, nel senso che continua a valere per chi ha registrato un contratto in precedenza, ma non potrà più essere optata per il futuro. La cedolare secca funziona come un'imposta specifica che sostituisce l'IRPEF sui redditi immobiliari. Siccome opera in percentuale fissa, elimina l'effetto della progressività dell'imposta, ovvero quello che abbiamo spiegato prima. L'aliquota è fissa al 21% dell'importo del canone di affitto annuo ed è determinata nel contratto. Per i contratti di affitto a canone concordato, che sono quelli che riguardano immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa o in comuni dove c'è una carenza di disponibilità abitative, o ancora negli altri comuni che abbiano sottoscritto gli appositi accordi territoriali, è possibile addirittura
scendere ad un'aliquota del 10%. Il reddito sottoposto alla cedolare secca viene quindi escluso dal reddito complessivo e questo il vantaggio, non si somma più con gli altri redditi di varia natura. L'imposta pagata attraverso la cedolare secca è un'imposta definitiva, il che significa che su quell'ammontare non saranno calcolate altre imposte, neppure le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, che rappresentano almeno un altro per cento di risparmio sull'importo complessivo delle tasse pagate. Calcolare l'importo dovuto a titolo di cedolare secca è molto semplice. Basta solamente prendere il reddito annuo complessivo derivante dal contratto di affitto in corso per quell'anno e applicare su questo l'aliquota del 21% o, avendone diritto, quella del 10%. Se da un lato la cedolare secca è un'imposta vantaggiosa, soprattutto per chi ha redditi molto alti, diversamente questa imposta potrebbe non essere così vantaggiosa invece per chi ha redditi più bassi, perché ci sono dei meccanismi particolari che spesso solo un tecnico conosce, in base al quale molte volte può essere consigliabile il regime normale, e quindi quello della progressività dell'imposta, e non la tassa fissa o flat tax della cedolare secca. Questo quando si verifica? Quando ad esempio abbiamo solo pochi immobili, che ad esempio hanno un reddito molto basso, perché in questo caso quello che paghiamo col regime normale, proprio perché non abbiamo altri redditi, è addirittura inferiore a quello che andremo a pagare con la cedolare secca. E questa è una delle uniche ipotesi in cui non viene consigliata la cedolare secca. Ma abbiamo anche un altro esempio. Si verifica se ci sono delle particolari detrazioni e deduzioni di cui abbiamo diritto. Sappiamo, o meglio, attraverso questo video, capiamo che se abbiamo delle detrazioni o deduzioni molto importanti e consistenti, ad esempio le detrazioni per spese sanitarie o ad esempio le detrazioni per la ristrutturazione degli immobili, che magari chi affitta un immobile può anche avere, allora se abbiamo queste detrazioni e questi sconti, non sempre è detto che con la cedolare secca andiamo a risparmiare, o meglio andiamo a sborsare meno soldi di tasse, perché il nostro reddito in questo caso sarà zero e non potremo utilizzare queste detrazioni e deduzioni. Si tratta infatti di quelle ipotesi in cui il soggetto è incapiente, cioè ha dei forti sconti fiscali a titolo di detrazioni e di deduzioni, ma questi sconti non li può utilizzare. In questi casi fate attenzione a valutare bene con il vostro commercialista la cedolare secca, perché potrebbe non essere conveniente. E a questo proposito mi inserisco su quello che sta dicendo Paolo per ricordarvi che la mancata registrazione del contratto di affitto determina la nullità, anzi l'inesistenza del contratto, il che significa che non potrete sfrattare l'inquilino, perché la prima cosa che il giudice vi chiede nella procedura di sfratto è un contratto scritto, e il contratto scritto ma non registrato è come se non esistesse. Quindi in buona sostanza dovrete fare una causa lunga, ordinaria, per l'occupazione senza titolo dell'immobile, che vi precluderà però la carta alla possibilità di uno sfratto immediato. Abbiamo visto quindi quali sono i vantaggi della cedolare secca e quelli che sono gli svantaggi della cedolare secca. Dobbiamo solamente ricordare due cose importanti. Se abbiamo redditi molto alti, superiori a 20, 30, 40 mila euro, allora in questo caso probabilmente la cedolare secca è sicuramente il miglior regime fiscale per risparmiare sulle tasse della locazione. E andiamo a registrare i contratti, perché in questo modo saremo sicuramente tutelati e potremo sfrattare il nostro inquilino che non ci paga. Diversamente, se abbiamo redditi più bassi, che si aggirano intorno e non superano i 20.000 euro, allora in questo caso la convenienza è più dubbia. Dobbiamo andare ad analizzare altre dinamiche, dobbiamo verificare anche il carico di detrazioni e deduzioni fiscali e capire se oltre agli immobili abbiamo altri redditi. In questo caso non è sempre scontato che il ricorso alla cedolare secca possa essere effettivamente l'ipotesi più conveniente. Questo è il fisco.